di nuovo in macchina. Basta, ormai uso solo la macchina per fare i video. Sto andando da Tigotà. Yeah! Anche da Tigotà è da una vita che non ci vado. E questa cosa non va bene perché poi io mi perdo e spendo un sacco di soldi. No, allora devo prendere un bel po' di, cioè un bel po', devo prendere dei detersivi, cose varie, no? E di solito, vabbè, nell'ultimo periodo li prendo sempre comunque quando faccio la spesa, e, però oggi mi andava di andare da Tigotà, perché oltre ad essere un negozio che mi piace tantissimo proprio, trovo sempre offerte, comunque i prezzi sono anche abbastanza abbordabili. E poi ci sono un sacco di cose biologiche che ovviamente al supermercato o non trovo o costano un fottio. E quindi niente, oggi volevo andare proprio lì da Tigotà apposta. E mi farò un bel giretto. Oggi inizio alle 3:30, adesso sono le boh, 10, mi pare. Quindi ho un po' di tempo che poi vado a casa, voglio recuperare la lucidatrice perché il marmo in sala è nel corridoio e nell'ingresso ed è da una vita ormai, sì, che non passo la lucidatrice, praticamente da quando sono arrivate le gemelle, perché è un lavoro, diciamo, che bisogna fare bene, senza fretta, e voglio approfittare adesso che le gemelle sono a scuola, Diana a scuola, eccetera, diciamo la vita è ripresa bene o male come al solito. Quindi boh, vediamo, devo vedere ancora se si accende perché era già usata, perché me l'ha lasciata, praticamente me l'ha lasciata il padrone di casa, no? Che ci ha venduto l'appartamento, perché tanto poi lui andava in un appartamento dove non aveva il marmo e quindi me l'ha proprio lasciata lì. E funzionava, devo dire, molto bene. Sicuramente le spazzole dovrò forse cambiarle. Adesso infatti volevo vedere se le trovavo anche da Tigotà. Dovrei anche averle a casa, perché mi ricordo di averle prese, però non mi ricordo dove le ho messe, perché poi quando ho messo via la lucidatrice ho tirato via anche quelle cose lì. E quindi boh, adesso vedo. Comunque niente, adesso ragazze vi lascio, così arrivo lì, parcheggio e tutto e ci vediamo dopo che vi faccio vedere anche quello che ho acquistato. Allora, ecco qua il bottino. Ho comprato lo Scottex, sono 6 rotoli a 4,99 euro. Poi ho preso la pellicola, questa qua, 10 metri, e la carta forno, che questa è naturale, non l'ho mai vista, biodegradabile, compostabile, bella, piace. Poi l'ammorbidente con la ricarica, 2 litri, questa qua. Poi la candeggina alpino. Poi per il pavimento in marmo ho preso questo pulitore qua. E sono tutte cose che devo provare perché questo non l'ho mai preso. E vediamo, sembra professionale, boh, vediamo se funziona. E la cera, questa qui neutra. Poi il sapone per le mani e il viso per le bambine. Io adoro questa marca. E anche vegana, non è testata sugli animali. Poi c'è il bagnetto, questa. E ho preso anche lo shampoo. Poi il colluttorio per noi. Non ho trovato quello per Diana. Poi ho preso questi beccucci che noi li usiamo perché per pulire bene il naso mi trovo bene con questi. Poi ho preso le ciabattine mie, bruttissime ma funzionali perché raccolgono già loro i peli, quindi mi aiutano tutti i giorni a raccogliere tutti i peli dei cani. Poi
Poi il profumatore per la lavastoviglie, delle saponette, queste qui, la carta è un po' rovinata, ho preso due per tipo. Il detergente intimo per Diana, alla camomilla, si vede, no? Il Napisan. Alluminio, una presa, un adattatore e poi con 1 euro in più mi hanno dato il LED. Questo qua, carino. Bello che la ragazza in cassa mi ha dato questo, la fascettina con il profumo da provare, da sentire. Io poi pure scema che vado, ma c'è una mascherina, non sento niente. Allora, questa è tutta la spesa che ho fatto al negozio senza glutine per Diana, la spesa mensile. Vabbè, lasciate stare il biberon e le stelle filanti coriandoli che mi servono da portare a scuola. I coriandoli no, solo le stelle filanti. Comunque abbiamo preso. C'era l'offerta che acquistando 3 pacchi di pane, questo qui, ce ne davano uno in omaggio e quindi ne abbiamo presi 4. Ok? Che questi Diana se li mangia sempre anche con la Nutella, la nocciolata, quello che è. Poi le ho comprato anche questi mini burger integrali che le piacciono tantissimo perché sono piccolini, sono proprio adatti ai bambini e sono davvero davvero carinissimi. Sono due e le ho preso un altro pacchettino perché sono difficili da trovare, non sempre li trovo ogni volta quando vado. Poi abbiamo preso la pasta. Anche qui c'era la stessa offerta del pane, acquistando 3 pacchi ne davano uno in omaggio e quindi le ho comprato due di orecchiette e due, uno di cavatelli e uno di garganelli, questi qui. Poi le ho preso per la colazione, magari da mettere anche nel latte, questo riso soffiato, no, sì. Biscotti e mais scoppiato, scusatemi, non riso, e ricoperti di cioccolato con dei biscottini dentro. Questo è un pacco da, sono 2 pacchi da 80 grammi. Poi ho comprato la farina per fare tutti i dolci per lei, questa Mix It universale e questa, la Mix C, proprio adatta per le torte e i biscotti, insomma cose dolci. Poi ho comprato 2 pacchi di Madeleine al cioccolato, 2 pacchettini di queste palline qui di wafer ricoperte al cioccolato, al latte. E poi ho trovato questi donuts rosa e voglio provare a vedere se le piacciono. Magari li riscaldo qualche minutino, qualche secondo nel forno a microonde e vediamo se li gradisce. Carini, sono molto carini questi. C'erano anche azzurri, belli. Bah, vedremo.